E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su Persona 5 Royal. L'episodio scorso abbiamo completato al 100% il palazzo di Futaba, trovando anche il terzo e ultimo seme della bramosia. Dopodiché siamo tornati nel mondo reale, abbiamo iniziato un po' la vita di tutti i giorni di queste vacanze estive. Anche se poi siamo ritornati nel palazzo alla fine dell'episodio per la mia solita ormai routine, cioè quella di livellare. Dunque, in realtà mi sa che io avevo detto che ero al livello 31, credo. Invece forse era il 32, vabbè, comunque sia, ora siamo al 35. Poi tutti gli altri sono al 33, sì, ecco, Morgana è quello un po' più indietro. Gli altri sono al 34, io al 35. Per quanto riguarda le persone, dopo varie fusioni, alla fine le più forti, cioè le solite persone, sono sempre quelle, cioè questo qui, la Fenice e Ameno Uzume. Ok, sono riuscito a catturare Anubis e questo l'ho ottenuto tramite un'altra fusione. Però alla fine appunto queste tre, Shikyoji, Fenice e Amenozune, sono quelle che si può dire uso di più e sono le più forti. Vabbè, comunque ho livellato un po', direi che possiamo anche uscire dal palazzo e quasi quasi la porta che torna nel mondo reale. Ok, quasi quasi potrei pensare di, diciamo, combattere Futaba. Vediamo, anche se siamo largamente in anticipo, adesso vediamo cosa ci capita. Data di calore. Allora, un attimo, noi ci manca sempre il coraggio, vero? Fatemi un attimo, devo pensare. Vedere un attimo qual era la... Sì, tanto qua possiamo far po', però giusto per un attimo ricordarmi. Conoscenza non si sa, il fascino è vicino, perizia non si sa. Pochissimo per il coraggio, esatto, che mi serviva. E tutte le volte adesso vado in bagno perché mi ricordo. Poi vediamo la pianta come sta. Sta bene. Dunque, vediamo se possiamo fare qualcosa qua. Ma forse no. Aroma calmante. Potrei farne 5, ma forse è un po' inutile. Potrei fare... Aspetta. Danni... qualcosa... tipo aspetta, sì, uno di questo che ci è servita in battaglia. Fiammifero atomico, psicobomba, sì, uno. Ok, poi psicobomba. Poi cosa possiamo fare? Tesa, spray congelante. Vabbè, quello che rimane, allora sì, dai, facciamo aroma calmanti, vabbè. Ok. Perfetto. Ok, andiamo a letto. Adesso vediamo, perché sì, siamo molto in anticipo. Però se ci riusciamo. Ho quasi finito. La medicina è quasi completa, c'è una cosa che voglio verificare. Poi venire alla clinica. Sto mangiando, forse dovrei rispondere più tardi. Che cari, con i tuoi amici, beata gioventù, hai intenzione di uscire dopo aver mangiato?
Il programma di oggi è deciso. Andiamo di mangiare e usciamo. Oggi è domenica. Aspetta. Oggi è domenica. Non fanno la televendita. Sembra di no. Va bene, possiamo deludere. Allora fammi vedere la solita mappa. Takemi salirebbe di livello. Io quasi qua, perché con Takemi, se becchiamo il momento giusto, mi sale il coraggio. C'è solo lei. E dai, passiamo il tempo con no, con Takemi. Aspetta un attimo. Ah no, ok, ritrovo. Dov'è? Clinica. Ok, voglio fare un test clinico. Quasi completato ormai, ma c'è qualcosa che vorrei verificare. Sì. Ok. Sì. Ok, ora riesci a bere questa roba senza nessun problema, giusto? Vediamo. Se riusciamo, aumenta il coraggio. Ma io? Va bene, per oggi è tutto. Oh, vai già a casa? Se hai tempo, te ne vedi restare per mangiare una mela. Una mela. È un regalo di una mia anziana paziente. Me ne ha portate fin troppe. Salve, dottoressa Takemi. Direttore Yamada. C'è stato un congresso medico nei dintorni, così ho pensato di venirla a trovare. Lui chi è? Non sembra un paziente. Ah... Oh. È un assistente part-time, svolge diversi incarichi per me. Dunque, deve dirmi qualcosa? Ho sentito che mi ha rubato una paziente, una bambina affetta da bronchite, è venuta con suo padre. Bronchite, dice? Beh, non avevo intenzione di farlo, di certo non li ho invitati io alla mia clinica. Ora dicono che l'ospedale universitario offre cure inferiori a quelle di un medico generico. La vera medicina, ah, quello che sta facendo qui è assurdo. Ha ragione. Se fosse rimasta a marcire in questo quartiere avrei chiuso un occhio. Ma le do l'ultimo avvertimento, chiuda questo posto e rinuncia alla licenza medica. Questa è intimidazione. Come hai detto? Non preoccuparti. Sei molto legato a lei, forse dovrei svelarti la vera identità di questa donna. È un mostro che ha torturato una paziente con il suo farmaco non regolamentato. Terribile, vero? Era una ragazza coraggiosa, sempre sorridente. Era. È morta. Cosa? Forse toccherà la stessa sorte, chissà. Ah, d'altra parte lei è il flagello. Non menta, dovrebbe restarle ancora del tempo. Si stava riprendendo, le sue condizioni non si sarebbero dovute aggravare così in fretta. Eppure è successo. Deve aver giudicato male. Ma tornando al motivo della mia visita, non mi rubi altri pazienti. Non le consiglio di farmi arrabbiare. Miwa-chan è morta. No, no, è per lei che ho continuato a lavorare tutto questo tempo. Curarla era la mia unica... È impossibile. Chiediamo i dettagli. Cosa ho fatto per tutto questo tempo? A quale scopo? Non posso. Per oggi riposati. Sì, hai ragione. Mi sento meglio, di già. Grazie per l'aiuto, mia dolce cavia. Sento che il mio legame sta rafforzando. Però il coraggio a me serve sconto. Riduce il prezzo di tutti gli oggetti in vendita alla clinica. Livello 7. Ok. Non volevo mostrarti quel lato di me. Sono felice che tu l'abbia fatto. Davvero? Beh, immagino che vada bene se si tratta di te.
Per oggi puoi andare a casa. Continueremo un'altra volta. Ah, ecco, vedi, guarda questi 15 sospetti, ha aumentato il mio coraggio. Vediamo se è sufficiente, poco, però. Oh, bene, coraggioso, ottimo. Finalmente. Da audace a coraggioso. Stammi bene. Allora, che succede? Non ho sentito di sviluppi. Megete non ha fatto ancora nulla. Ho sentito che alcuni dati sensibili in una società sono stati trafugati. È stato Majed. Majed di fantasma non fanno niente, dai, su. Ci stiamo lavorando, già detto. Ok. Chi è? Avete saputo della fuga di notizie? Sì, sembra che siano stati diffusi gli affari riservati di una mega corporazione. La gente ne parla parecchio, si chiede se si opera di Majed. Bah, pensi che ci sia dentro Majed? Non credo. Sembra qualcosa di minore, diverso dal solito operato di Majed. Davvero? Quindi Majed non c'entra, dannazione, quella roba mi spaventa. È difficile non farsi prendere dall'ansia davanti a cose come questa. La gente tende a reagire a queste situazioni invocando l'aiuto dei ladri fantasma. Dobbiamo trovare un modo per aiutarli. Ci la stiamo lavorando. Ah, c'è il politico. Però no, aspetta. Ok, posso chiamare adesso. Posso chiamare quando voglio, visto che sono pieno di coraggio. Ok. Sì, sì, certo, è per il bene dei fantasmi. Ciao, parla Becky. Oh, aspetta, sei tu. Beh, fanno 5.000, richiesta inclusa, va bene per te? Guarda, va benissimo. Ci abbiamo i soldi, però ci fa pagare. Tu sei insegnante, molto bene. Allora, vengo subito da te. Così... E così questa è la tua stanza, eh? Come dire? Lascia stare, allora, che genere di ragazzo sei? Come ti sei opposto, professor Kamoshida sembri onesto e con un forte senso di giustizia. Detto questo, hai chiamato chiedendo espressamente di me? Mi sentivo solo. Così, vabbè. Capisco. Oh, è vero, hai dei precedenti penali. Cosa c'entra? Vabbè. Ok, ascolta. Di tanto in tanto ti farò saltare le lezioni. È dura non avere un posto dove sentirsi accettati, vero? Comunque, mi riservo il diritto di cambiare idea se i tuoi voti peggioreranno. In cambio, non direi a nessuno che è un secondo lavoro come maid. Che te ne pare? Guarda, lo prometto. Pare fatto, allora. Ok, oh, nuova confidente. Sì, il TV marcato Sonny, con due N. Vabbè, i diritti. Pensare che hai commesso tutti quei reati frequentando la scuola. Non riesco a credere che tu abbia fatto tutto da solo. A scuola deve averti aiutato qualcuno. Cos'è da dire al riguardo? Beh, chi è? Vare wa Nanji. Nanji wa vare. Nanji. Koko ni aratanaru chigiri o etari. Chigiri wa sunawachi. Torawareo yaburan to suru hangyaku no tsubasa nari. Vare,
Temperanza. Ok. Battere la fiacca ti permette di svolgere varie attività durante le lezioni di Kawakami. Ah. Ok. Beh, tipo, non so. Cosa ci faccio qui con uno dei miei studenti, eh? Beh, ora dovrei andare. Se avrai bisogno di aiuto con le faccende domestiche, chiedi a me, ok? Perché? Perché è una maid, no? Beh, conosciamo i nostri reciproci segreti, mi farebbe stare meglio. Inoltre, ecco. Addirittura, per questo lavoro sono considerato troppo in là con gli anni e non mi chiamano spesso. Ti dimostrerò la mia gratitudine permettendo di saltare facilmente le lezioni. Pensaci, ok? Mi sembra una cosa bella, però vabbè. Tanto celliamo. Addirittura, d'accordo padrone, per oggi è tutto. Vabbè. Beh. Oddio, non hai idea di quanto sia stancante questo lavoro. Ascolta, promettimi che a scuola non dirai nulla, ok? Per il bene di entrambi. Non raccontare a nessuno di questa cosa della maid. Sarà un piccolo segreto tra Becky e il padrone, ok? Credi di poterlo fare? Sì, capisco, vabbè. Okay. Oddio, padrone, grazie mille. Anch'io mi assicuro di mantenere la promessa. Beh, me ne torno a casa. Oh, ricorda di studiare per gli esami, ok? Se continui a perdere tempo, i voti ne risentiranno. A presto. Ok, così lei... confidente. Quindi adesso forse possiamo vedere se Iwai si può... Passerò da te domani, va bene. Ok, sì, lei leggi pure quello che vuoi. Ok. Quindi passa Yuzuka e possiamo anche ignorarlo. Ah, io farei una cosa. Piove. Sì, ok. Ok, aspetta. Yuzuka, lascialo lì. Allora, fammi andare a Shibuya. Senta, anzi no, devo andare direttamente. Vabbè, ci vado a piedi. Al negozio di armi. Vendo tutto. Aspetta. Devo fare acquisti. Vendo tutto che... Vendi tutti i tesori. Pensavo che... Pensavo di più, dire la verità. No, 52.000. Va bene. Però vediamo se riusciamo a chiedergli... Parliamo del sacchetto. Ah, non siamo ancora abbastanza coraggiosi. Potrei chiederlo se avessi un coraggio pari a temerario. Mi sa che è il livello dopo. Ok. Va bene, vabbè, guadagneremo più coraggio. Non c'è problema. Intanto ho venduto tutto. Allora, adesso... Fammi vedere la mappa. Perché come... Non c'è nessuno. A parte Yuzuke... Non c'è nessuno. Va bene, allora. Proviamo. No. Sì, ok, sì, era giusto. Ritrovo. Abbiamo una richiesta, però magari la facciamo dopo. Cioè, quando ne prendiamo qualcun altro, comunque dopo il palazzo di Futaba. Faremo meglio inviare la lettera di sfida subito. I nostri problemi non si limitano a Futaba. Perché vedi le richieste?
sono delle novità su un bersaglio nemico. Qui si parla di uno stalker virtuale cui è stato portato via il ragazzo che brucia di gelosia. Pare sia una studentessa della Shujin. Comincia a dare segni preoccupanti, addirittura descritto come intende uccidere i due. Se non la fermiamo potrebbe farlo davvero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. E sta bene. Ok. Però abbiamo solo questo. Cioè, quindi magari aspettiamo un attimo. Lo facciamo magari dopo, in attesa del risveglio del cuore. Potremmo farlo. Ok, quindi adesso via lettera di sfida, dai. Sei sicuro che siamo pronti? Vogliamo entrare nel palazzo di Futaba non appena avrà visto la lettera di sfida. Lo so. Ok. Oh, allora sei pronto a farlo? Pare che stavolta tocchi a me sbloccare l'entrata. Perdonami, capo. Però come convinceremo Futaba a lasciarci entrare nella stanza? Nemmeno il capo può metterci piede. Saremo sinceri, proviamo. Sì, mi sembra la cosa giusta da fare. Conosci un metodo? Penso sia piuttosto semplice. Futaba non sa cosa facciamo all'interno del suo palazzo, giusto? Quindi se le diremo che siamo venuti a rubarle il cuore, ci aprirà sicuramente la porta. Tutto qui? Futaba vuole avere un risveglio del cuore. Dopotutto è stata lei a contattarci con questo preciso intento. Quello stesso desiderio dovrebbe indurla ad aprire la porta. Hai ragione. Dovremmo provare a parlarle, di sicuro capirà. Ok, io credo in Futaba. Avanti, diamoci da fare. Questo cos'è? Un occhio? Da dove è saltato fuori? Ah, un occhio! Ehi! Tu chi sei? Sono l'altra te. È un'allucinazione. È diversa dalle altre. Per quanto ancora continuerai ad accusare te stessa e a isolarti dal mondo? Accusare me stessa per cosa? Per la morte di tua madre. Non credi che sia arrivato il momento di comprendere la verità? Di comprendere quello che è successo davanti ai tuoi occhi. Quello che è successo a tua madre. La verità. Perché hai deciso di affidarti là di fantasma? Cosa farai? Ti rinchiuderai e starai ferma ad aspettare? Hai intenzione di distogliere lo sguardo dalla verità? Se le cose stanno così, li ucciderò nel tuo mondo. Cosa dovrei fare?
Però gli hai sbucato l'occhio sul cellulare. Ancora qui. Spero di... mi perdonerai, capo. Non ci sono dubbi. Questa è la stessa porta che abbiamo visto nel palazzo. Ehi, Futaba, sei lì dentro, vero? Ti prego, rispondi. Non credo che risponderà. Alibaba? Irondeso? Chatto demo kamaanai kara henji o shite. Alibaba, sappiamo che sei lì, ovviamente. Puoi risponderci anche via chat, però ti prego, fallo. Avresti dovuto dirmi che aveva intenzione di venire qui. Kokoro o nusumu tame ni wa koko o akete moravanai to ikenai no. Per risvegliare il tuo cuore, dobbiamo chiederti di aprire questa porta. So shinai to kaishin dekinai kara. In caso contrario non potremo farlo. Per favore, facci entrare. Non sono pronta mentalmente. Allora preparati adesso. È tutto troppo improvviso. L'altra te, nel tuo cuore, ci ha detto che di fare in modo che l'aprissi. Nel profondo, tu vuoi aprire questa porta, non è così? L'altra me. So. Esatto. Watashitachi wa yakusoku wo hatasou to shite iru no. Sore wo kobandeiru no wa anata. Noi stiamo cercando di mantenere la promessa, ma quella che resiste sei tu. Datemi un po' di tempo. 10秒. 10 secondi. È troppo poco, almeno qualche minuto, per favore. Tadashi, master ga kitara keiabutte demo hairu kara ne. Va bene, ma se dovesse tornare il capo, butteremo giù la porta a calci, se necessario. Tempo scaduto, Alibaba. Va bene, adesso apro. Dobbiamo cambiare la sua cognizione. Meglio prevenire che curare. Dunque deve essere lei a invitarci nella stanza. Futaba, akete. Per favore, Futaba, apri la porta. Attenzione. Yoshi, hairu ka. Ok, entriamo. Ma lei dov'è? Questo cos'è? Ingaku, jōhou kōgaku, seibutsugaku, shinrigaku. Senmonshō bakari ne. Medicina, informatica, biologia, psicologia, tutti testi scientifici. E resta chiusa tutto il tempo in una stanza del genere. Futaba dov'è? Dove si starà nascondendo? Nell'armadio? Non c'è altro. Vuole proprio starsene rinchiusa fino alla fine? Anche se la porta è aperta, resteremo bloccati di nuovo nel metaverso. Scommetto che attorno al tesoro troveremo un recinto o altre cose del genere. Non ha alcun senso, spiegatevi. Ehi, ha parlato. È necessario alterare la tua cognizione, non riusciremo mai a rubarti il cuore. Anche se glielo spiegassimo, ho dubito fortemente che riuscirebbe a capire. E vedi che ha capito. Quindi la mia cognizione è un ostacolo e vi tiene lontani dal nucleo del mio mondo cognitivo. Cosa l'ha capito? Come sai queste cose? Chi sei? Perché ti fai chiamare Alibaba e rendi tutto così tutto più complicato? Se volevi il nostro aiuto bastava chiedere. Mi vergognavo. Chiedo scusa, non ho capito. Perché mi vergognavo. Credo di aver capito.
助けてほしいって自分から伝えるのそんなに簡単じゃないんだよ。Chiedere aiuto a qualcuno non è così semplice. Ne, Futaba, 教えて。認知世界のことどうして知ってるの？ Futaba, puoi dirci di più? Come sai del mondo cognitivo? 知ってたから。Lo sapevo e basta. あ、そういえばマスター、前に認知がどうとか話してたんだよね。Ora ricordo, ho sentito anche il capo parlare di cognizione o sbaglio. マスターが問い詰められてた件と、ひょっとして関係あんのか？ Dite che ha a che fare con quella tizia che gli stava facendo il terzo grado. もしかして、亡くなったお母さんが認知科学とかの研究を？ Forse sua madre stava svolgendo delle ricerche riguardanti quella scienza cognitiva. 認知科学な、科学の科じゃないぞ。La scienza psicognitiva, con lo psi davanti. Più soprannaturale che scienza, va precisato. Beh, questo sembra aver catturato la sua attenzione. Potremmo essere sulla strada giusta. Ninchi Kogoku? Futaba, okasan wa nani o shite ita no? Quindi scienza psicognitiva? Futaba. È a questo che stava lavorando tua madre? Oshiete, nani ga atta no? Ti prego, puoi dirci cosa è successo? Kenji ga nai da. Non risponde. Ima wa yame toita hou ga ii in ja ne? Mukashi Hideme ni atta ppoi shi. Possiamo pensarci più tardi. Sembra che ne abbia passate davvero tante. So ne. Shinu nante itteta shi. Già, ha detto cose come morirò qui. Aspettate. Futaba-chan, okasan wa hontou ni anata ga koroshita no? Futaba-chan, hai davvero ucciso tua madre? Baka! È deficiente. Okasan jikoshi ja nai no? Douyu koto? La sua morte non è stata un incidente? Cos'è successo veramente? Ikuji no iroze? Hontou ni sou nano? Nevrosi da maternità, è andata veramente così? An. Anata no kokoro. 見させてもらった。でも全然わからない。Abbiamo visto come ha fatto il tuo cuore, ma non siamo ancora riusciti a capirci niente. マスターが語ってくれたお母さんと全然違うんだもの。La madre di cui ha parlato il capo è completamente diversa da quella della tua cognizione. あんたの口から本当のことが聞きたい。Vogliamo che sia tu a raccontarci la verità. La mia mamma era... La persona che l'ha uccisa... Forse non riesce a ricordare perché il suo cuore è distorto. Futaba-chan, come na sai? Mi dispiace tanto, Futaba-chan. Watashi sono... Iroiro atte... Come... Che anch'io ho avuto i miei momenti difficili, mi dispiace. Ecco, rubatelo ora. Che ti è preso tutto d'un tratto? Forza, sbrigatevi. Kokoro o nusumi ni kitanda kedo, ima koko de nusumu wake ja nakute. È vero, siamo venuti a rubarti il cuore, ma non possiamo farlo qui, in questo momento. Tutto quello che dovevi fare era aprire quell'armadio. Mi dispiace che tu ti sia fatto un'idea sbagliata, non c'è bisogno che tu faccia così. Capisco. Ma no! È tornata dentro. Che significa tutto questo? Era solo uno scherzo? No, ti prego, ascolta, l'abbiamo fatto per un motivo ben preciso. Sa dell'esistenza del mondo cognitivo, ma non capisce come funzioni un risveglio del cuore. Ne, Futaba, osiete? 認知世界のことどこまで知ってるの？Futaba, cosa sai del mondo cognitivo? 認
知する別の世界があるのは知ってる。だけどそこに行く方法は知らない。So che è un mondo alternativo basato sulla cognizione, ma non so come raggiungerlo. Ora, 行けるのか？さっき心を見たって。Poi ci potete arrivare. Prima avete detto di aver visto il mio cuore. So io. Sì, è così. Come ci riuscite? Usiamo un'app smartphone. Un'app. Sì, inserendo le informazioni necessarie possiamo raggiungere il mondo cognitivo. Ah, nome e posto e yugami no mitsu. Servono tre cose: un nome, un luogo e una distorsione. Sakura Futaba. Sakura Sōjirō Taku to. Quindi in questo caso Futaba Sakura, casa di Sōjirō Sakura e Futaba. Anata moshikashite kono apri o mottetari shinai wa yo ne? Futaba, tu non hai quest'app, vero? Questa? Mottenai. Come no? Sì, l'ha vista sul telefono. No, non ce l'ho. Yokatta. Nara ii wa. Grazie al cielo, va bene. Watashi mo tsurete itte kurenai ka? Potete portarmi con voi? Sì, io avrei risposto sì. Però cosa dobbiamo fare? Dou shiyou ja nei yo. Dame ni kimatten daro. Cosa lo chiede a fare? Non può venire con noi, ovvio. Già, makaseta. Allora lascerò fare a voi. Socci mo, yakusoku waseren na yo. Bene, mi raccomando, non dimenticarti della nostra promessa, ok? E però l'armadio l'ha richiuso. Ah, so da, wasereru toko datta se. Ah sì, quasi dimenticavo. Koitsu o yonde moravanai to, otakara ga shitsugen shinen datta. Il tesoro non comparirà se non le faremo leggere questa. Una lettera di sfida? Omae ga yōi shite kureta yatsu da. Yonde kure. Quella che hai preparato tu, leggila. Kurakute yomenai. Non ci riesco, troppo buio. Dete kuria ii janai ka. Così semplicemente uscire. Kuzukashi. Mi vergogno. Nanda soria. Ma che? Wagahai ga mitodokeru kara. Saki ni itte ro. Farò in modo che la legga, voi andate pure. Futaba, kanarazu yonde ne. Futaba, assicurati di leggerlo, ok? Ok. Vediamo. Sakura Futaba wa taizai o okashita. Futaba Sakura ha commesso un grave peccato lasciandosi sommergere dall'accidia. Yotte wareware ga sono yuganda yokubo o nekosogi ubai toru. Pertanto porteremo via fino all'ultimo dei suoi desideri distorti. Dame. No, io morirò. Però ha funzionato, dai. Yoshi. Bene. Nyanko, mata omae ka. Micio, ancora tu. Ok. Il livello di allerta del palazzo è così alto che lo percepisco da qui. Huh? Tava sembrava contenta di farsi rubare il cuore, allora perché sta succedendo tutto questo? C'è qualcosa di insolito in questo posto. Comunque, ora che abbiamo mandato la lettera di sfida non resta che una cosa da fare. Soda na. Sì, cavolo, non importa cosa dovremo affrontare, prenderemo quel tesoro. Allora, io salvo. Ok. Qualsiasi cosa accada. Andiamo qui. Ok. Andiamo. No, fine del corridoio. Ok. Ecco qui la porta. Spero che abbia letto la lettera di sì. La letta. Andiamo, dopo tutto quello che abbiamo passato deve averlo letta per forza. Ok.
Perfetto, è aperta. Beh sì, Futaba-chan ha aperto la porta di persona. Comunque, il tesoro è più avanti. Vediamo questa storia. Vediamo. Quindi questo posto rappresenta la stanza di Futaba. Già, è senza dubbio il cuore di un hacker. Comunque, dov'è il tesoro? Percepisco un forte segnale sopra di noi. Il tesoro si è manifestato. Non sappiamo cosa ci aspetti più avanti, quindi stiamo attenti avvicinandoci al tesoro. Allora. Ah, ci sono dei nemici. Attenzione, eh. Attenzione, dobbiamo risparmiare gli SP. Vabbè, no, è difficile, ma è il nostro livello. Di qua. Rampino. Ah, là. Abbiamo saltato tutto? Ma dai. Bene. Ok. Gioca. Non ci sono dubbi, il tesoro è subito oltre questo punto. Cosa ci aspetterà? Non importa, abbiamo... dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamoci dentro. Stiamo venendo a salvarti, Futaba-chan. Usando questo, posso risvegliare il mio cuore? Comando vocale. Futaba-sakura. Sakura Sōjirō. Casa di Sōjirō Sakura. Poi qualcosa che riguarda una distorsione. Distorsione. Non di nuovo. Già, ora ricordo. Quando sono stati qui io ho scritto loro un messaggio con la parola tomba e... ecco. Comando accettato. Avvio ricerca di itinerario. Ora posso entrare? Ce la faccio più. Avvio navigazione. Adesso si presenta lei. Che cacchio, non è quello che pensavo di trovare. Ti aspettavi una montagna di pietre preziose o qualcosa del genere? In realtà ci sarebbe quello. Quello? Il tesoro deve essere all'interno. Ok, prendiamolo. Fa attenzione. Tesoro. C'è qualcosa qui intorno. Questo timing. Ho un brutto presentimento. È la madre. Shadow? ふたばじゃない。俺は高すぎでしょ。シャドウじゃねえならなんなんだ。こいつは認知だ。ふたばの認知が作り出した化け物だ。そんなことって。
la sfinge praticamente. Cioè rappresenta la sfinge, penso. Non avvicinatevi alla tomba del faraone. La sfortuna si abbatterà su di voi. Oh no, guarda come vola, così non possiamo raggiungerla. C'è un solo modo, abbattiamola con le nostre armi e le nostre abilità. Allora, cioè non possiamo attaccarla fisicamente. Adesso usiamo lui, cioè lei la fenice. Poi abbiamo niente praticamente, però vediamo. Schianto, via. Ci ho tolto mezza vita. Colpo d'ali. C'è qualcuno? Ecco, c'è qualcuno a terra? Sì. Adesso la portiamo su. Allora aspetta, facciamo sta ronda. Allora, Recarm. Usiamo sempre Zionga qui. Magari si attrizza un attimo. Andate in alto, cosa vuole fare? Non ditemi che vuole attaccarci in picchiata. Quella maledetta, quando si decide ad attaccare. Allora aspetta, poi facciamo. Aumentiamo la difesa. Di tutti. Ok. Difesa aumentata. Facciamo Coppa del Campione. Ok. Noi facciamo. E sarà un attacco fisico il suo, non saprei. Non saprei. Attacco un alleato per 3 turni. Facciamo questo. Ti metto in guardia, va. Sì, è un attacco fisico. Ok. Vado in guardia. Allora aspetta. La difesa è già aumentata. Proviamo. Ho due critici. Proviamo il fuoco. Ok. Troppo male. Ok, adesso facciamo Coppa del Campione. Allora, facciamo su Ryuji. Ok, io faccio devo cambiare persona. Aspetta, facciamo media. Un pochino. Mazina. Ah, così non va. Riesco a capire quando sta per attaccare. Cosa vuol dire che non capisci? Ce lo devi dire, Mona. Posso farci niente, ci sono cose che non so fare neanch'io. Che succede? Ah, è lei, ok. Quindi questo è il mio cuore. Non pensavo che fosse così.
Riesci a ricordare? Quello è e la lettera d'addio. L'hanno letta gli uomini vestiti di nero dopo la morte della mamma. Esatto, ora osserva il prossimo. Quando la mamma si è gettata davanti a quell'auto. Esatto, il prossimo. No. Non fuggire. Pensavo ti fossi decisa dopo aver parlato con i ladri fantasma. Ok, guarderò. Questa sono io che mi lamento. Mamma mi rimproverò per averla infastidita. Sì. Lo sapevo, sono stata io a uccidere la mamma. Ero una pessima figlia, ero un peso per lei e mi odiava per questo. È proprio come ricordavo. Ne sei sicura? Cerca di ricordare tutto, non distogliere lo sguardo. Questo quando è accaduto. Poco prima che la mamma morisse. Mi ero messa a piangere perché volevo fare un viaggio insieme a lei. Ma lei mi sgridò e mi disse di no. Non c'è dell'altro. Mamma disse: ora sono troppo occupata, devo portare a termine la mia ricerca cognitiva il prima possibile. E tu? Feci i capricci, le dissi che per lei la sua ricerca era più importante di me. Fu allora che mi rimproverò. Poi cosa disse? C'è dell'altro? Disse: la mia ricerca è quasi finita. Non appena l'avrò terminata, andremo dove vuoi. Mi dispiace di averti lasciata sola così a lungo, Futaba, però ti prego, cerca di capire. Questa ricerca è molto importante, devo completarla anche a costo della mia stessa vita. Ti odiava? Forse no. Cosa? Sta sorridendo. Testa fa male. Qual è la verità? Tua memoria non mente. Mi sta chiamando. Adesso si mette in mezzo. Ma che cazzo, non le facciamo un graffio? Ma insomma, un pochino la vita. Futaba? Sei entrata nel tuo stesso mondo cognitivo? Mm.
Una persona che entra nel suo stesso palazzo. Quando questo accade, è uccisa. No. Avanti. Di qualcosa. Colpa tua. Colpa mia. Colpa mia se la mamma. Giusto. Sei stata tu a uccidermi. Un momento, quel mostro è sua madre? Desideri e sensi di colpa di Futaba devono aver distorto la cognizione che ha di sua madre. Tutto questo c'è anche il desiderio che sua madre fosse ancora viva. E quelle urla spettrali. Sei solo un mostro che si è messo sulla mia strada. Vorrei che non fossi mai nata. Avrei potuto pubblicare i miei risultati senza dover sprecare il mio tempo con te. Ho messo il cuore e l'anima in quella ricerca. Sarebbe stata la scoperta del secolo. Che intende dire? Starà parlando della scienza psicognitiva. Morirai. La tua vita non ha alcun senso. Nessuno ha bisogno di te. A nessuno importa di me. Futaba non sarebbe mai dovuta nascere, non era altro che una seccatura. Pare che tu abbia dato molti problemi a tua madre, Futaba-chan. Deve aver sviluppato una sorta di nevrosi da maternità. Facciamo qualcosa. Tu sei... Ehi, se continua così faremo della merda. Futaba wa jibun ga hahaoya o korosta to. Quindi, essendo convinta di aver ucciso la madre, pensavo di meritare la morte. Futaba ha dato vita a un palazzo in cui sua madre la vuole morta. Futaba-chan, guarda bene, è impossibile che quel mostro sia tua madre. È solo un'illusione creata da te. Ma... Non ti ha mai fatto del male, vero? Ce l'ha detto il capo, ha detto che ti ha cresciuto da sola e che ha sempre fatto tutto il possibile. Non è forse un falso ricordo che ti è stato impresso nella memoria? Falso ricordo. Futaba, hai costretto tua madre a distruggere le sue ricerche. Pensare che ci aveva lavorato così tanto. Ha perduto il senno ed è solo colpa tua. La sua ombra. Sakura Futaba, omoidase. Futaba Sakura, ricorda. Tu sei la ragione che l'ha spinta al suicidio, non eri altro che un ostacolo per la sua ricerca. Come mai credi che si tratti di suicidio? Per quella lettera. Esatto.
何が書いてあった? Sono stati gli uomini vestiti di nero a leggere per te la lettera. Cosa c'era scritto? 私の恨み? In quella lettera la mamma si lamentava di me. お前は辛くてショックで目をそらした。Il trauma e la sofferenza ti hanno fatto distogliere lo sguardo. だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の親戚の前で。Gli uomini in nero continuarono a leggere la lettera davanti ai tuoi parenti. よく考えろ。あの遺書は本物か? Pensaci bene, quella lettera è davvero autentica? 本当に大好きだったお母さんが書いたのか? La madre che ti aveva amato così tanto, aveva mai potuto scrivere quelle parole? あんなひどいこと。一度でも言われたか? T'aveva mai detto cose tanto orribili prima di quel momento? ない。No. 私がわがまま言った時は怒られたけど、優しかった。Mi rimproverava quando facevo i capricci, ma mi voleva bene. ならばあの遺書は。Allora cos'era quella lettera? 真っ赤な偽物だ。Era solo una bugia. お前は利用されたんだ。Ti hanno usata. 遺書を捏造し、死をなすりつけ。幼い心を傷つけ踏みにじった。Hanno falsificato quella lettera e scaricato su di te la colpa della sua morte. Icare! Cuzu mi tai na otona o yurusu na! Hanno calpestato il tuo giovane cuore, reagisci, non puoi perdonare quegli adulti corrotti. Watashi ga jibun jishin to okasan no shi to chanto mukiawanakatta se. È successo perché non riuscivo ad affrontare me stesso, la morte della mamma. Nande watashi あんなこと言われなきゃならなかったの? Comunque, perché dovevano gridarmi contro in quel modo? Futaba-chan? Ciò che ti incatena è un'illusione. Una maledizione che ti è stata imposta da individui senza cuore. Lo sapevi fin dall'inizio. E tuttavia ti sei lasciata vincere dalla paura. È così, lo sapevo, ma io... Tutta colpa tua, questa volta sarai tu a morire. Morirai come ti dicono di fare? A chi ubbidirai? Alle parole infide di un'illusione infuriata o alla verità che alberga nella tua anima? Colpa tua. Tutta colpa tua. Non lascerò che quelle bugie distorte mi ingannino di nuovo. E non mi farò più fuorviare dalle voci degli altri. Mi fiderò solo dei miei occhi e del mio cuore, che per distinguere il falso dal vero. Tu non sei mia mamma, sei solo una menzogna creata da quegli orribili adulti. Non li perdonerò mai. È arrivato. Il momento. Il suo risveglio, mi sa. È un UFO. Ha trovato la carica, Nuovo membro. Okay.
Taba, non è così che ti ho cresciuta. Come ti salta in mente di frequentare gente simile? Non devi fare altro che obbedire ai miei ordini. Cosa? Mamma, No, non è lei, Sei solo un mostro. Osi rispondere a tua madre. Sei stata troppo tempo insieme a questi teppistelli, vero? Schiaccerò. Maledizione, ci piomberà di nuovo addosso, vero? Cosa facciamo? Tranquilli, ci penso io. Cosa fa? Contiamo su di te. Morite. Ah. Fatto da scudo. Ha fatto lo scudo. Dannati mocciosi. Ora tocca a noi. Ci siamo. Evoco in battaglia la nostra arma definitiva. Una balista. Prima battetela con questa, poi pestatela a sangue. Adesso ho capito, avanti. Devo azionare qualcosa gigante con le frecce, giusto? Comandare... sì. Mandiamo lui. Speriamo sia sufficientemente bravo. Allora, vediamo. Però vedi, a metà vita comunque, quasi, eh. Non è che... Allora... Noi stiamo bene, mi sa che ci siamo anche ricaricati. Quindi attacchiamo con lui. Ok, io farei per sicurezza la ronda con lei. Andiamo SD. Ok. Dopo tutto quello che ho fatto per crescerti, come osi ignorare tua madre in questo modo? Sono tua madre, l'unica che hai in questo mondo orribile. Questo non è vero. Guarda, perché? Perché non lo ammetti? Perché? La mamma è morta. Per quanto io desideri di averla qui con me, non tornerà. È per questo che voglio vivere nel mondo reale, anche se lei non è più insieme a me. Vivrò la mia vita con tutta la libertà e la gioia possibili. Per sopravvivere in quel mondo orribile ai bambini serve una madre presente, come me. Capite? Sei fasulla. Sono fasulla. Mia madre è importante, l'amo ancora tantissimo, ma tu non lo sei. Tu non sei lei. E non vivrò una vita in cui tutto è deciso da qualcun altro. I figli che sfidano i genitori devono essere puniti. Fa un bel danno lo scudo. Ce la farà? Allora, andiamo ad attaccare.
Ok, Tarunda l'ho già fatto. Facciamo Lao. Ok. Schianto, mancato. Ti è. Ho bloccato. Ci metto il tempo. Oh, la presa. Oh. Come usate? Oso. Bambini che non ascoltano la loro madre devono morire. Sta zitta, tu non sei mia madre. Sei solo un mostro nato dalla mia debolezza. Andate ad attaccare, andate alle tregua. Chi è la tregua? Allora, aspetta, facciamo questo. La cotta non sta troppo bene, ma speriamo si riprenda. E diamogli fuoco. Ok, ma non ho capito se è confusa. Facciamo Decunda. Non ce n'è bisogno. Ah, ma lei non ha un malus? Sì, perché lei mi ha imparato. Muove i malus alle statistiche di tutti gli alleati. Vabbè. Poi non è un malus. Allora, partiamo. Geme. È intontita, mi sa. Ah, vai, continuiamo così. Elettrizziamola. Diamole fuoco. Interazione di stato guarito. Vabbè. Attacco ristabilito. Adesso riprende a volare. Pullo spaventoso. Aspetta. Facciamo sì. Facciamo Tarunda per sicurezza. Ha consumato gli SP. Oh. Ok. Aia, mi ha fatto il tecnico. Malissimo. Finito? Maledizione. Allora aspetta. Vediamo un attimo. Cristian ha del tutto gli HP degli alleati, vai. Direi che è una situazione d'emergenza. Okay. Vai di Agilao. Caracca. Mancato, bene. Come soccombe? Ma porca vacca, dai, stavo andando bene. Tanto non sapevo neanche che stato fosse quello. Certo che comincia la battaglia. Allora, sono ritornato qui più o meno
quando lei è intontita. E mi sa che ho fatto una scoperta interessante. Prima di attaccarla a... quindi il punto debole anche è il danno fisico. Danno. Adesso ho capito, vai vai, pestiamola. Adesso ritorna in volo. Però gli ho tolto di più rispetto a prima, Vediamo. Mancato. Allora adesso facciamo questo, sì. Elettrizziamola. E qua usiamo Tarunda. Facciamo Coppa del Campione. Ah già, adesso sai cosa faccio. Resistiamo un attimo. Ok. Ok, allora facciamo. Aspetta, attacchiamo così. Poi di nuovo in piedi. Facciamo. Sì. Dunque, con lei facciamo. Aumentiamo la difesa. Ok. Per togliermi di meno. Qua facciamo Coppa del Campione su di lui. Infatti toglie molto meno. Puttava tutto perché sei nata. Colpa tua, mi hai rovinato la vita. Non hai fatto altro che intralciare le mie ricerche. Non saresti mai dovuta nascere. Ti sbagli. No, è quello che ho sempre pensato. Se Futaba non fosse nata, io... Stai mentendo. Me l'ha detto mamma, che ha potuto continuare a lavorare sodo solo perché c'ero io. A decidere che la mia esistenza fosse un peso per lei sono stata io, nessun altro. Puoi lottare quanto vuoi, non riuscirai a sfuggirmi. Il senso di colpa ti tormenterà per sempre. Noi saremo qui per lei. Ma è impossibile. No, con loro può accadere anche l'impossibile. I figli che sfidano i genitori devono essere puniti, ok. Sempre meno vita, benissimo. Siamo alla balista? Sì. Mando te. Ok, visto che Ryuji è un po' confuso, boh, saprei. Ciao. Così. In teoria abbiamo più difesa noi. Facciamo. Fatto il tecnico forse? Sì. Ancora lei.
situazione. Finito. Allora, lui Ryuji non sta troppo bene. Facciamo diarama, va. Nuovo su, facciamo. Ok, voglio vedere una cosa. Tre turni. Ok, quindi abbiamo ancora difesa alta. Facciamo gli arama, va. Ok, attacco ristabilito. Perfetto. Vai, lancia, lancia. Adesso la pestiamo. Vai. Vai, vai. L'ho saputo subito. Difesa ristabilita. Vai, vai. C'è quasi più la vita. Non si vede più. Cosa ti ci vuole? Vai, vai. Io la vita è uno scudo. Forse ce l'abbiamo fatta. Non importa cosa dite, Futaba è mia, non si deve sfidare una madre. Salveremo Futaba. Mi sa che... Se solo tu non fossi mai nata... Spara. Attacco finale. Inizia 4830 di esperienza. Ok, 35-34. Abilità. Vulnerabilità elettrica, cioè nulla resistenza elettrica a tutti i nemici. Ah, ok. Sì, ma ho visto che poi. Ma non è poi così utile. Io starei così. Media rama. Questa è la quantità media di HP a tutti gli alleati. Allora facciamo al posto di sì, media. Esatto. Sì. Ok. Marajon. Danno da fuoco medio a tutti i nemici. Allora al posto di Maragi. Sì. Okay. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta.